Ma hey Cooge, ben ritornati al vostro Andrink, uno sull'ultimo episodio di Nazma 11, due tempeste di fuoco. Sarebbe il secondo extra, però diciamo che comunque sia c'è una certa continuità negli episodi, quindi per me conta come un episodio ulteriore, diciamo un continuo della serie. E vi avevo detto che comunque sia ero riuscito a recuperare gli oggetti che si potevano comprare appunto una volta scaricati i dati da internet. Non si può più fare. Un mio vecchio amico di scuola, Riccardo, mi ha detto: guarda, se mi passi il gioco ti estrapolo i dati e con un programmino ti vado a mettere tutti gli oggetti che non si possono più scaricare da internet. Ok, l'ho fatto, gli ho passato il gioco, me l'ha riportato tipo in... mi ha fatto questo lavoretto in mezz'ora e mi ha rimesso tutti quanti i dati che non si potevano scaricare da internet. Non so di preciso come ha fatto, non so se ha usato un emulatore per prendere il salvataggio e scaricarmi i dati, quindi ha messo i cheat, non lo so come ha fatto. Però fatto sta che mi sono ritrovato con gli strumenti massimi e quindi sì, penso abbia usato proprio i cheat. Ad ogni modo ha preso il mio salvataggio, gli ha messo i cheat a questo punto, perché non me lo vuole dire come ha fatto, ma sicuramente è così. E ho gli oggetti massimi e ho anche tutte quante le chiavi che non si potevano prendere se non tramite download dati e quindi comprarle poi al negozio sportivo. Ad ogni modo, a questo punto ho tutti gli oggetti, ma non ci faccio nulla, a dire il vero. Ad ogni modo abbiamo chiave capanno torre, chiave magazzino palestra, che non ci possiamo andare alla palestra, chiave magazzino segreto e chiave del faro. Questi qui sono dei placeholder per avere una chiusura, no? Degli spazi. Quindi direi di iniziare col capanno della torre, che non è che mi cambia qualcosa, però è quello più vicino. Eccolo qua. Dunque, vediamo un po' che oggetti ci sono. 50 punti passione e 0 punti passione. Ok, nulla di che. La cosa che mi piacerebbe, che però mi sarebbe piaciuta fare, sarebbe stato andare a vedere che tecnica c'era magari dentro alla sede del club di calcio, anche se non è visitabile, perché in realtà la mappa c'è, la mappa per andare alla sede del club, però sarebbe in rovina. Infatti hanno rifatto solo la mappa della Raimon dell'entrata principale, per il resto è tutto quanto in rovina. Le cose in ordine non sono sempre belle. Come ho detto, a me piace fare le cose in modo sistematico, però ogni tanto un po' di sregolatezza ci vuole. Sono già salito in cima e ho preso quello che serviva. C'era, non mi ricordo che c'era, ma nulla di importante proprio ai termini della storia. Se riesco ad aprire. 5.000 punti passione, 100 punti passione, 10.000 punti passione e 5.000 punti passione. E questo è Thor. Sono Thor Stoutberg. Voi siete la Raimon, vero? La squadra che sta cercando di battere gli alieni? Sembra divertente, c'è posto anche per me nella vostra squadra di chiappa alieni? Ci penso io. Io sono più forte di 100 uomini messi insieme. Ti chiami Thor? Una mezza idea me l'ero fatta. 25, quindi praticamente sbloccabile da subito Thor. Possiamo fare il download immediatamente e poi prendere Thor. Il download su Nazuma 11.3 già l'ho fatto e potrei comprarmi delle tecniche assurde, però non ho abbastanza carisma, abbastanza punti passione, no carisma. Nel magazzino Raimon c'è una tecnica particolare. È forse la tecnica che più mi è piaciuto trovare una volta purtroppo finito il gioco, perché se l'avessi trovata prima, a parte che a quel tempo giocavo tutti i giorni, cercavo di battere tutte le squadre che c'erano, quindi alla fine l'ho usata un sacco di volte. Il bello è che qui c'è anche una partita. Vuoi gareggiare nelle amichevoli extra? Sì, però queste sono forti. Questa poi c'era le vecchie glorie, gli old boys in Azuma. Troppo bello. No, non voglio gareggiare nelle amichevoli extra. Basta chiedermelo. Se io esco, perché tu mi devi rimettere dentro? Poi che si faceva di allenamento?
La difesa, ma la difesa si allena anche alla Torre Inazuma? Probabilmente perché qui si allenavano le vecchie glorie, quindi c'era il nonno di Mark, e quindi la difesa è importante, figliolo. E poi ho scoperto una cosa su Inazuma Eleven Chronostones che lasciamo perdere, quando sarà il momento lo vedrete. Ok, ecco, questa dovrebbe essere... No, non è questa. Qui dovrebbe esserci, in questo forziere che vedete qui, la tecnica fuoco incrociato. A differenza della versione di gioco, avrete su Inazuma Eleven tempesta di fuoco, fuoco incrociato di tipo fuoco. Mentre su Inazuma Eleven bufera di neve avrete fuoco incrociato tipo vento. Siccome sempre per il motivo per cui ho preso tutti quanti gli oggetti, a questo punto è ovvio che sia tramite cheat, qui mi è dato solo dei punti passione. Se non altro, ci si può divertire ad affrontare le amichevoli di Manny. Bene, io direi che per questo video è tutto, mi sono davvero divertito a portare questo let's play sul canale. Per quanto riguarda Inazuma Eleven 3 Lampo Folgorante, porterò non tutte le amichevoli, ma molte di più, perché come ho già detto anche nei video di Inazuma Eleven 3, appunto, ce ne sono tantissime, tantissime amichevoli divertenti, difficili, e quindi voglio davvero portarne molto di più di quanto io non abbia fatto con Inazuma Eleven 2. Per questo video è tutto, io come sempre vi ringrazio. In descrizione il link per Twitter e per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi a noi. Ci vediamo come sempre domani con un nuovo video. Bye bye!